Allora, eccoci qua, oggi faccio vedere il mio computer principale, un portatile, ecco, è un Acer Extensa 5620 del 2007-2008 che ho attrezzato con Windows XP Media Center Edition come sistema operativo principale, Windows 7 Starter come sistema operativo secondario. Questo è il sistema operativo principale Acer, infatti come potete vedere c'è anche il launcher della Acer con i vari programmini appunto Acer. E qui abbiamo Windows XP Media Center Edition. Ok, quindi questo è il sistema principale, ecco, faccio vedere anche. Come potete vedere ci sono il disco è partizionato in due parti, c'è cioè il disco locale F che è il disco di Windows XP. No, c'è cioè disco locale che è il disco di Windows XP e disco locale F che è il disco di Windows 7. Ora, faccio vedere, questo computer ha 1 giga di RAM, quindi come i netbook che giravano fino a poco tempo fa con Windows 7 Starter, appunto 1 giga di RAM, e monta un processore che è un Intel Core 2 Duo o un Intel Pentium Dual, diciamo. Adesso spegniamo Windows XP e vi faccio vedere la partizione vi faccio vedere Windows 7 quando ci mette a caricarlo. Nel frattempo sto già spegnendo Windows XP. Eccolo. Disconnessione in corso. Chiusura di Windows, ecco qua. Entro un attimo nel BIOS, così vi faccio vedere anche un attimo le caratteristiche di questo computer. Ecco qua. Come potete vedere, Intel Pentium Dual CPU ha 1 GHz 73, il disco, l'hard disk è un Hitachi da, se non sbaglio, 250 GB. E Acer, ecco qua, Acer Extensa 5620, appunto, Intel Pentium Dual 1.73 GHz e 8 MB di memoria video. La scheda video è una Intel 965, se non sbaglio. Ecco qua, basta. Exit. Yes. Quindi adesso andiamolo ad avviare da Windows 7. Windows 7 Starter. Eccoci, si aprirà il boot manager e c'è Earlier Version of Windows, che sarebbe Windows XP e Windows 7. Andiamo a avviare Windows 7, avvio di Windows. Sono già uscite le lucciole che vanno a formare il login Windows. Prima di installare Windows 7 Starter avevo provato a installare Windows 7 versione Thin PC, che è una versione basata su Windows Embedded, che però è una versione di Windows 7 completa, però progettata per girare su computer un po' più vecchi, però girava male. Nel frattempo, ecco, si è già caricato. L'immagine Acer ce l'ho messa dopo. Ho fatto una modifica con un programma che si chiama Windows 7 Logon Background Changer. Ecco, potete vedere Windows 7 Starter. Accediamo al mio account. Eccoci. Ecco, come potete vedere, abbiamo Windows 7 Starter già installato.
faccio vedere. No, no, scherzavo, non dobbiamo andare qua. Comunque, Windows 7 Starter, ecco, una delle cose che non ha Windows 7 Starter è la personalizzazione. Non si può cambiare lo sfondo del desktop, rimane questo. Comunque, andiamo nelle proprietà del sistema. Proprietà. Eccolo. Windows 7 Starter Service Pack 1, Acer, questo comunque, questo ce l'ho aggiunto anche dopo, questa è un'installazione pulita di Windows 7, questo è il login che ho aggiunto io, si può aggiungere tramite una modifica. Acer Inc, questo pure ce l'ho aggiunto io, Intel Pentium Dual, 1 GB di RAM, 32 bit, Windows attivato. Ecco qua, come potete vedere, Windows 7 Starter e Windows XP installati in dual boot su un Acer 5620. È tranquillamente utilizzabile e funziona anche abbastanza bene. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima.